Buon pomeriggio dalla TGR Campania. La demolizione del covo del boss dei casalesi Michele Zagaria a Casa Pesenna nel Casertano, il posto dove fu catturato nel 2011. La demolizione è cominciata questa mattina alla presenza del ministro Matteo Piantedosi. Ci vorranno 2 settimane di lavoro da parte dei vigili del fuoco. Poi lì nascerà un parco pubblico. Le interviste di Giorocchetti. Ovviamente non è abbattendo un palazzo che si fa la lotta alla camorra, qui dietro c'è tutto un lavoro, tra l'altro di indagini tradizionali come per Matteo Messina. Simbolicamente che significa? No, si fa anche attraverso queste azioni che hanno molto di simbolico, perché c'è anche un valore pedagogico ed un valore di rappresentazione di un importante lavoro che le istituzioni fanno. Infatti ho detto che il simbolo sarà non solo la demolizione ma la ricostruzione, quindi c'è un grande significato oggi, c'è una grande sinergia tra tutte le istituzioni di tutti i livelli di governo territoriale. Io mi sono compiaciuto col sindaco, col prefetto, ma col presidente della regione per il sostegno che ha dato, assolutamente decisivo. Quindi la lotta alla criminalità organizzata si fa anche dimostrando che le istituzioni della Repubblica sono assolutamente unite nel combattere i fenomeni di criminalità organizzata. Ecco, diceva il Ministro un segnale, voi li state dando anche sul litorale Domizio, cioè fare e poi demolire. Segnale, come dice il Ministro, giustamente di unità dello Stato, di compattezza dello Stato, da questo punto di vista è un segnale importante per l'insieme del Paese. Poi c'è un lavoro enorme da fare sull'abusivismo camorristico e non, abbiamo cominciato le demolizioni sulla fascia costiera. Ma poi dobbiamo lavorare anche per far crescere lo spirito civico nei nostri territori. Beni confiscati, qui c'è un grosso problema in provincia di Caserta, ma non solo. Rimetterete mano alla normativa? Quello che fa l'Agenzia dei beni sequestrati e confiscati, io mi riprometto di renderlo innanzitutto molto visibile, perché si fa molto, si fa tanto, anche in termini proprio di recupero di patrimoni e di ridestinazione a scopi sociali o comunque all'utilizzo utile in favore della collettività e dei circuiti legali. Si può fare ancora molto, noi sosterremo con un piano di rafforzamento delle attività dell'Agenzia. Però l'importante è comunicare, perché troppo spesso viene focalizzata l'attenzione sui casi di fisiologica, intrinseca difficoltà di gestione. Non tutto ciò che viene acquisito al patrimonio dello Stato è di per sé in qualche modo recuperabile a proficuo utilizzo diverso da quelli che erano gli utilizzi come patrimoni mafiosi. Tornerà da queste parti sul litorale Domizio? Assolutamente sì, io tornerò a Caserta, ho già detto al prefetto, al sindaco, a Casal di Principe, a Castel Volturno, quindi saranno territori che doverosamente saranno nella massima attenzione.